Benvenuti, benvenuti nella sala macchine di Rebound. Oggi vogliamo fare un piccolo tutorial sia per noi che per voi, ovvero impariamo a conoscere il Perkins 4236, nel caso specifico 85 cavalli, crediamo a 2800 giri. Per far questo chiederemo l'aiuto a un nostro sponsor che è la Luca della Nautica Pistarino. È stato preziosissimo Luca, perché ci ha salvati, tra virgolette, spedendoci un motore intero, spedendo in realtà per esattezza in Polonia presso la Servipol, per cannibalizzare, per così dire, lo scambiatore di calore dell'olio che si era rotto nella fase di collaudo del motore. Quindi ha scelto Luca di partecipare come sponsor. Adesso chiederemo e faremo una breve intervista per imparare a conoscere la Nautica Pistarino. E dopodiché partiremo con questo tutorial. Il tutorial consiste nel conoscere, perché per noi è la prima volta, noi è la prima volta che vediamo di fatto il nostro motore, che l'abbiamo sbarcato che era un blocco di ruggine e poi non ne abbiamo più visto. E quindi, dato che adesso dovremo iniziare a fare i collegamenti, in particolar modo dell'acqua e del gasolio, ci serve una persona esperta come Luca Pistarino, per conoscere esattamente ogni pertugio a cosa corrisponde e anche molto altro in più. La prima cosa che ti vorrei chiedere, Luca, sì, ciao, scusa, ci racconti un po' della Nautica Pistarino, da dove nasce, che cosa fate, che servizi offrite? La Nautica Pistarino è una ditta che nasce a memoria storica più di 90 anni fa come Pistarino Giuseppe e figli, dove i figli erano, Giuseppe era mio nonno e i figli erano Giovanni e Luigi, mio papà. E poi con gli anni, essendo una ditta nata come Fabbro Meccanico, zio Giovanni si è più spinto sulla rete Fabbro e mio papà come meccanico, quindi è diventata poi con gli anni Pistarino Luigi e C, che sarebbe mio papà, mia mamma. E poi negli ultimi anni dopo, ormai parecchi anni fa comunque, è diventata Nautica Pistarino e di Pistarino Luca SS, che sarei io e mia moglie, e si è trasformata negli anni a venire sempre da meccanica come cantiere nautico. Già nel 98 con mio padre abbiamo costruito questo capannone che si vede qua, la parte sopra con negozio e la parte sotto come cantiere e officina. E la parte cantieristica è stata poi implementata con l'inserimento di questa gru nel bellissimo porto di Oneglia, e noi qua lavoriamo, facciamo le nostre manutenzioni sulle imbarcazioni. Possiamo andare dal refitting dell'imbarcazione completa alla rimotorizzazione, all'impiantistica, tutto quello che si può fare sull'imbarcazione. Il progetto Rebound è un progetto che è fisiologico nel nostro mestiere, perché si può lavorare su motori nuovi come questo, oppure su motori che hanno più di 50 anni. Quindi rimettere mano a motori un po' datati e ripararli ricostruendo anche dal nuovo componente o da tanto componenti di altri motori e ridare vita praticamente a motori che tecnicamente non avrebbero più, fa parte del nostro mestiere. L'idea di Rebound, di ridare vita a un'intera imbarcazione, è una cosa molto affascinante, che sicuramente dà delle belle soddisfazioni. Cerchiamo velocemente, semplicemente, di dare una spiegazione di questo motore che noi vediamo sostanzialmente per la prima volta, e quindi quel pertugio a cosa serve, il tubo, la pompa dell'acqua, lo scambiatore di calore, l'entrata del gasolio, insomma, no, cose che per te sono l'ABC, ma che per noi magari e altri che ci guarderanno non sono proprio cose automatiche. Quindi, se sei d'accordo, giro il video e vediamo che succede. Tubo che loro credo abbiano messo per coprire i buchi, i pertugi, quindi non è un collegamento reale. Ecco, quindi lo tolgo direttamente. Cos'è? Questo è lo scambiatore di colore dell'olio dell'inverditore. Perfetto. Se tu vedi questi due tubi con raccordo nero, questo qua, sono tubi idraulici che salgono su dall'inverditore, vanno in questo scatolotto dove... Questo intendi? Ok. Esatto. All'interno, tramite quel portagomma lì, c'è un fascio di ci sono parecchi tubetti, tutti ovviamente collegati e tenuti insieme. All'interno dei tubetti passa l'acqua che entra da quel portagomma lì, e attraversandoli l'acqua è fresca. Esternamente ai tubetti c'è l'olio,
l'olio che è caldo. Quindi questi stai dicendo portano l'olio e questi portano l'acqua di mare? Esatto, L'acqua a mare immagino che parta da qui? esatto. No, o parta da qui, venga da qui? E qui viene aspirata, Da perché qui viene aspirata, se da qui va perché la pompa esatto. dell'acqua sta lì, di conseguenza la prende dal. Quindi la prima uscita, così ne approfittiamo, la presa a Perfetto. mare, la presa a mare che è quella, viene collegata Esatto. a questa. Sì, nel tragitto metti un filtro però, per Sì, evitare anche ortochimie. certo, un Ma che tipo di filtro, filtro? non so se anche tu sei della stessa scuola, 10 centimetri sopra la linea del galleggiamento, così si può controllare. Sì, beh, poi con la presa a mare puoi sempre chiuderla, eh. Vabbè, Chiudi la presa a chiaro, mare chiaro. e puoi fare l'intervento, sì. Perfetto. Adesso sopra sei più tranquillo, certo. E quindi adesso proseguiamo, facciamo un argomento alla volta, se sei Esatto. d'accordo, facciamo il circuito dell'acqua salata, quindi dalla presa a Esattamente. mare arriviamo qui, poi andiamo e qui c'è lo scambiatore di calore dell'olio dell'invertitore che quindi verrà Esatto. rinfrescato anche lui dall'acqua di mare. Di conseguenza vado avanti e vado a vedere dov'è la pompa dell'acqua di mare, che è questa qui. Che è questa qui, dove c'è la girante immagino sia da qui, si smonterà qui questo copertino. Esatto, vedi quelle viti lì, quelle viti, ecco esatto, quelle 6 viti. Sì. Queste qua sono quelle che tengono i coperchi, tutto c'è la girante. Esatto. Quindi allora da qui poi sì, e questo è sempre il tubo. Allora, vediamo che altro giro fa. Per quanto sia comoda questa sala macchine, non è così comoda. Usciamo, andiamo dall'altra parte. Immagino che stiamo individuando un altro percorso. Basso è quello che arriva dal tubo che abbiamo visto lì. Il raccordo alto, ecco, è quello che immagino che sia. Questo qua, ok. Questo qui, infatti me lo ricordo anche da un altro motore. Questo tubo qua, fammi vedere dove va, dove c'è quello Arrivo, qua. Allora vengo anch'io, vengo da sopra che forse è meglio. Andiamo un po'. Ok, quindi sale dalla pompa dell'acqua, quindi siamo con la pompa dell'acqua che manda l'acqua, non solo viene aspirata da lì, torna da qui, rientra nell'acqua, quindi va nel circuito dello scambiatore di calore. Quindi qui viene spinta, entra nello scambiatore di calore, questo è il classico Esatto, che scambiatore di viene spinta. calore. Qui dentro c'è acqua salata e acqua dolce. Sempre c'è un altro, c'è sempre un tubiero come quello di prima e internamente passa l'acqua salata, quindi fredda, che raffredda quella dolce che è esterna. Perfetto, dopodiché l'acqua salata va giù di qui. Questo Esatto, è questo la qua è lo pompa scambiatore di calore dell'olio. dell'olio, scambiatore di calore dell'olio. Esce qui e Questo a qua è questo l'altro. punto. Da qui tu vai al riser di scarico. Allora, riser di Passo io, vabbè. scarico, che è questo qui, che è questo qui. Quindi il siphon Esatto. break lo metto a 50 centimetri sopra la linea del galleggiamento, lo attacco da qualche parte dove è comodo a me, e poi lo faccio tornare qui, ovviamente. Perfetto. Per curiosità, cosa sono questi bulloncini? Un tappo di ispezione? Ok. Va bene, adesso non entriamo esattamente in troppi No, dettagli. perché quello lì è un blocco di fusione, quello lì è il collettore di scarico, è un blocco di fusione, non puoi far nulla, cioè Ok. quindi puoi soltanto guardarci lì dentro, vedere che non ci sia dei depositi di sale, che non si sia incrostato. Perfetto. Allora, quindi qui abbiamo risolto. Questo tubetto adesso è stato messo così, ma credo che vada comunque collegato. Adesso non so se è un dialogo dell'invertitore, sinceramente non ho idea. Che cos'è? Sai che qua mi prendi un po' impreparato perché non te lo saprei dire. No, allora, quegli invertitori lì non li conosco benissimo, non li ho mai fatti, cioè Ok. li ho sempre visti, manutenzionati, fatti i cambi dell'olio e tutto quello che vuoi te, però non li ho mai aperti, smontati, revisionati. Quindi Quindi questi due ugelli ci informiamo. E di solito che usi? esatto, L'ATF? di solito sì. Ok. Dovrebbe essere un Velvet Drive o un No, Warner. questo è Paragon. un Paragon Power. L'imbocco del carico dell'olio motore. Sì, esatto.
olio? Che olio usi? Che olio usiamo per questo motore vecchio? Ah, 1540. Il classico 1540. Io come olio uso il Bardal. Olio, uso l'olio originale dei vari marchi, cioè per esempio Yamaha, metto gli Yamaha, okay. O Ventus, gli metto il Ventus, o se no metto il Bardal, il 1540 o 1040, a seconda del motore che è, e vado tranquillo. Direi, proseguiamo col circuito di raffreddamento con l'antifreeze, quindi il acqua dolce. Io ti direi che quel raccordino lì che vedi libero, quello lì potrebbe tranquillamente essere un collegamento per il boiler. E okay. La verità ti direi anche che immagino sia il ritorno, oppure qua puoi andare a un vaso di espansione. Esatto, penso anche io che il vaso di espansione può essere da qui, perché effettivamente anche come posizione... Ricordati una cosa, se metti il vaso di espansione, il tappo d'imbarco dell'acqua non deve avere la valvola. Non deve avere la valvola, cioè non deve essere come questo, per dire, cioè questo, no vabbè, esatto. di sicurezza, però di sicurezza sì. No, perché la valvola è quella che magari il vaso di espansione che metti, lui a sua volta deve fare lui la valvola. Ok. Se tu metti quello con la valvola, cosa fa? Magari l'acqua in più esce e va verso la vaschetta, però poi la valvola non la fa tornare indietro. Ah ok, quindi insomma un tappo a vite normale. Un tappo a vite normale. Deve essere libero, esatto. Deve poter andare e tornare l'acqua, se no non funziona. Va bene. Se ci metti una valvola nel mezzo e interrompi il circuito. Perfetto. Allora, diciamo che qui ci va il vaso d'espansione. Probabilmente esce da qui. Come dici te, forse da qui va al boiler. Potrebbe andare al boiler. Sì, potrebbe andare al boiler. E sì. Dove torna? Dal boiler dove torna? Vaso d'espansione. Sul vaso d'espansione potrebbe tornare sul vaso d'espansione, allora lì sopra devi mettere un T. No, allora voglio dire, allora il vaso d'espansione di solito ha due uscite, una entrata e un'uscita dello stesso diametro. Quindi se da una parte. No, capito? Sì, tecnicamente ho capito, tecnicamente può funzionare, sì. Però sì, deve essere. I raccordi devono essere del diametro proporzionato. Tecnicamente può funzionare. Dell'olio di invertitore abbiamo, credo, questo che è il bulbo dell'olio, esatto. Sono due, uno è spia e l'altro è indicatore. Perfetto. E poi abbiamo dimmi. E siccome hai due attacchi 99-100, hai un sensore a poli isolati, cioè non hanno il negativo, glielo devi dare te. Sì, infatti Manuel si occuperà di isolare elettricamente tutto il motore, essendo una barca d'alluminio, quindi farà un bellissimo lavoro. Esatto. E poi penso che la stesse qui il termostato. Ah, ecco, qui abbiamo un'altra uscita. Ecco qui. E che ci facciamo con questa? Io devi attaccarlo lì il boiler. E allora. Andate e ritorno che fai lì. Allora, qui abbiamo l'entrata dal vaso di espansione. Qui. L'uscita. Io ti direi di fare lì il ritorno del boiler, perché là si è attaccato il termostato, là c'è l'acqua a pressione, quindi di là la fai uscire e la mandi al boiler e qui la fai tornare. Ah, da qui la faccio tornare. Quindi la faccio uscire. Quindi la faccio uscire dal termostato. Sì. Dalla zona del termostato. Cioè. Sì. Eccolo qui. Qui sopra c'è il termostato. Quindi. Esatto. Ok. Quindi da qui uscirà per il boiler e tornerà. Ovviamente da qui, ecco, penso abbiamo anche risolto questa cosa. E entrata del gasolio credo sia la più semplice. questo raccordo filettato, no, questa è uscita, quello lì è ritorno verso il serbatoio. Ah, questo è ritorno verso il serbatoio. Ok, quindi l'entrata, vediamo un po' dove ce l'abbiamo. Ce l'hai sulla pompa di alimentazione che di qua. Esatto. Lì entri, esatto, dal serbatoio vai qua. Ovviamente nel tragitto metti un prefiltro decantatore, un separatore acqua, in modo che sì. Se dovesse esserci dell'acqua nel gasolio per condensa o perché il tappo di sopra perde o che so io, si ferma prima nel filtro e qui arriva gasolio e basta. Ok, quindi il classico racor, o come feci fare io, o feci, esatto, realizzare artigianalmente in Turchia, cosa che ho intenzione di fare anche qui.
un filtro decantatore in inox, quello che usano i pescherecci italiani. Pensa, è proprio una scatola di inox con dei pianetti incrinati. Poi ti mando un disegno se non lo dovessi conoscere, che è molto interessante, molto ben Sì, fatto. lo chiamano il giornaliero, lo chiamano, serbatoio giornaliero, Ah, perché sì. il gasolio va prima lì dentro, poi da lì va, viene buscato Bravissimo, per il bravissimo. passaggio Non successivo, c'è quindi per il ragor filtro che successivo. tenga, secondo me, perché dopodiché c'è la batteria di doppi prefiltri classici e poi il filtro finale che è quello lì dall'altra parte che abbiamo visto. Bene, io credo che adesso siamo pronti per effettuare l'installazione. Sono pronta. Aspetta, torna un attimo Torno indietro. C'è indietro. anche la diretta sull'accensione. Lì a destra, sul connettore d'aspirazione. C'è anche la quella lì, quella lì. Sì. Quella lì, la candelina d'accensione. Sì. È una, Questa bu qui è. è una buona notizia o una brutta notizia? No, buona notizia per le accensioni a freddo. Cioè, la candeletta, questa qua. Vedi che c'ha il fasto per collegare Sì, col filo. sì, sì. E ha anche un tubo che gli porta il gasolio. Sì. Quindi qua dentro gli deve arrivare un goccino di gasolio. Ok. E tu quando alimenti quel filo lì, quel faston lì, lei dentro ha una piccola resistenza che diventa incandescente, e mentre tu fai l'avviamento gli fai aspirare aria calda. E Perfetto, perfetto. così lui parte dentro. Ottimo. Quindi abbiamo esaurito ogni penso dubbio e oggi possiamo dire di conoscere al 90% il Perkins 4236. Cambio immagine. Così eccoci qua. Ci congediamo dal gentilissimo Luca Pistarino di Pistarino Nautica. Luca, che devo dirti? Grazie, sei stato preziosissimo l'altra volta, la volta successiva, ancora oggi e immagino per tuo dispiacere anche in futuro. Ah, sono qua per altri, credo, 20, 15 anni, dai, per altri 15 anni sono ancora Come qua. si dice in Medio Oriente, inshallah. Ecco. E reuse, reduce, rebound. Ciao Luca, grazie Grazie ancora, Luca, grazie anche preziosissimo. da parte di Andate tutti da Rebound. Luca della Nautica Pistarino se vi trovate in zona Imperia. Grande Meglio di così marinaio. non trovate.